Ira Lego fan, benvenuti a tutti. Questo è il mio terzo anno in vostra compagnia. Spero che sarà un anno all'insegna di tanta, tanta Lego, ma dalle anteprime che si vedono in giro su internet tra siti ufficiali e meno, sarà sicuramente un anno ricco di emozione e di mattoncini. Vi ricordo che a febbraio esce il secondo film dedicato all'universo Lego, The Lego Movie 2, a distanza di qualche annetto. Riprendiamo la pubblicazione dei video sul mio canale. Ah, per quanto riguarda il film, voglio ricordarvi che sul mio Instagram, sul mio account Instagram, facilmente rintracciabile, RedCapBricks, trovate già molte anteprime relative al film. Proprio oggi ho postato una serie di 10 foto dedicate alle minifigure collezionabili Lego che tanto piacciono. Ok ragazzi, andiamo avanti e cosa vediamo oggi come primo video dell'anno? Ah, auguri di buon anno a tutti. Continuiamo e finiamo la serie dei briquettes dedicati all'universo di Harry Potter. Abbiamo già visto Harry Potter con la sua fedele Hedwig. Poi abbiamo anche già visto Hermione. Parliamo dei briquettes numero 49, 50 e 51. Non ci rimane che vedere quella di Ron e quella di, eccola qui, e quella di Albus. Eccola qui. Allora, innanzitutto il codice del set 41621. I briquette sono rispettivamente il numero 60 e 61 della serie, è uscito lo scorso anno, hanno appena concluso. 245 sono i pezzi e i briquettes che vedete sono eccoli qua, questi qui in sovraimpressione, come direbbero nelle televendite. Sono molto molto interessanti. Partiamo da quello di Ron, che diciamo, vestito nella classica miss, quella di Hogwarts, sì, dico bene, e non seguo tanto la serie, non ho seguito tanto la serie negli anni, però voi sapete che i briquettes sono uno dei miei temi preferiti degli ultimi anni. Speriamo che anche il 2019-2018 ci ha regalato tantissimi set, siamo arrivati a un'ottantina. Speriamo che anche il 2019 ci regali tanti altri set, tanti altri personaggi e tante altre serie. Ad esempio, mi piacerebbe vedere alcuni briquettes dedicati ai personaggi del film Lego Movie 2, sarebbe interessantissimo. E allora, classici colori, questa è una sciarpa costituita da questi plate 1x3 stampati, e poi è presente anche un brick stampato per completare la parte anteriore. Gli occhi ovviamente sono, come sapete, stampati, e poi non c'è nient'altro, però devo dire che pure la scelta, non so se si vede, si riesce a vedere bene questo alternarsi del rosso e del giallo con dei piccoli pezzettini qui intorno alla testa, danno l'idea proprio della sciarpa che è presente intorno al collo. Una marea di capelli per Ron, e poi ovviamente la classica bacchetta magica non può mancare. Questa è la base comune a tutti gli ultimi briquettes, quelli che dico io un po' anonima, ma tant'è. Questo invece è il briquette senza la base, carinissimo, di ottimo lavoro anche per Ron. E infine andiamo a vedere l'ultimo per ora della serie dei briquettes dedicati all'universo di Harry Potter, con quello di Albus. Beh, guardatelo voi, che altro dire. È uno dei briquettes con più pezzi, non il più, ma quello con più pezzi in assoluto. Ha infatti una marea di capelli. E poi un altro, se vogliamo così, record di questa figura, di questo briquette, è la presenza di una quantità enorme di
pezzi stampati. In realtà poi i pezzi stampati sono due, si possono ricondurre quasi a due. C'è questo plate 1x2 e quest'altro plate 1x4. Però viene alternato e si creano questi giochi così di stampe, grazie all'alternarsi. Vengono ripetuti però, come dicevo, tantissime, tantissime volte. Ce ne sono 2, 4, 6, 7 per quanto riguarda l'1x4. E invece 2, 2, 4, 5, 6 per quanto riguarda quello lì da 1x2, però l'effetto finale è davvero interessante. Si crea questo vestito lungo, poi bellissima la barba, molto 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 bella. Io adoro le barbe, infatti, per chi non mi conosce, cioè praticamente tutti, ho la barba lunga anche io, quindi non può che piacermi un briquette con la barba. La mia non è bianca, ovviamente, come quella di Albus, né sono tanto saggio come Albus, ma va bene lo stesso. Come dicevo, uno dei briquettes, quindi con più pezzi in assoluto, e ve lo voglio far vedere anche la base, quindi è senza piedi, ma ha come se avesse il vestito lungo che gli copre anche i piedi. Questa è la bacchetta magica, perché ovviamente anche lui non può non averla. Eccolo qui, andiamo a riporlo sulla sua base. E questo era Albus Silente. Ha altra particolarità, altra cosa bella sono gli occhi, che come vedete sono inglobati all'interno di anche in questo caso qua, un plate 1x2 trasparente, tranne che per gli occhi. Eccolo qui, e crea questo effetto come se avesse gli occhiali. E questo era Albus. Questo era Ron. Il set era il 41621. Che altro dire, ragazzi? Voglio rinnovarvi ancora gli auguri. Cosa importante, poi fatemi sapere cosa ne pensate voi di questo set. Lasciate tanti feedback anche sul canale, se c'è qualcosa che vorreste vedere di diverso, di cambiato, di migliorato, assolutamente. Quindi non mi resta che augurare a tutti buona costruzione e al prossimo video.